Eccoci qui, ben ritrovate e ben ritrovati con il nostro magico tè delle 5. Allora, oggi un caso veramente, cioè, che può riguardare qualsiasi persona. Anzi, dirò di più, se io faccio un bilancio delle sessioni che ho tutti i giorni, 4 persone su 5, ecco Tom. Allora, parliamo di Cinzia M, che è nata il 14 novembre del 1970. Carissima Cinzia, lei fa una domanda particolare. Allora, la domanda è: perché incontro e mi innamoro di uomini sposati e non sono mai la prima scelta? Allora, in questo format noi analizziamo la data di nascita della persona, o meglio delle persone, perché quasi tutte le persone, per non dire tutte, mettono anche le date dei loro genitori. Qui abbiamo la mamma e poi il papà, c'è solo l'anno, ma vabbè, questo è un caso raro, ma ci saranno pure dei motivi. Allora, la prima cosa, carissima Cinzia, che va detta è: non siamo quasi mai i primi scelti, c'è sempre qualcuno che viene prima di noi, e tutto questo non nasce a caso, è che noi comunque siamo sempre un po' il rimpiazzo di qualcuno che ci ha preceduti. È come dire, la nostra famiglia comunque, per cultura soprattutto e per una struttura di inconscio familiare collettivo, comunque ha sempre la cultura del morto che vale molto di più della nascita. A volte le persone mi chiedono: ma perché la morte è più guardata che la nascita? Quando festeggiamo una nascita, 3 giorni al massimo, una volta, e non parlo di tante decine di anni fa, e ci sono tuttora casi così, una donna di 27 anni, è l'esempio che faccio spesso, magari con 5 figli, perché una volta avevano già tanti figli fin da giovani, e rimaneva vedova, che cosa faceva normalmente molto spesso? Beh, rimaneva vestita di nero tutta la vita, per non dire anche sua mamma, sua sorella e via dicendo. Quindi immaginiamo solo per un attimo che cosa significa la morte rispetto alla nascita. La prima cosa da dire, cara Cinzia, è che tua mamma, lei è uno dei perni più importanti in tutto questo. Vedremo anche tuo papà, però lui indirettamente, perché tua mamma, che nasce il 4 di ottobre, lei ha un programma molto evidente, dice: ad ogni nascita ci sarà sempre una morte o una separazione. Attenzione, è un programma questo, perché lei nasce come rimpiazzo o di un aborto o di un lutto. Cioè, cosa significa? Che quando lei si sentiva guardata, si sente guardata, tua mamma, non sa se guardano lei o un morto che c'era stato poco prima. E poco prima può essere anche qua svariati anni, però nel suo caso credo si tratti forse di un aborto, di un qualcosa tra l'altro di recente, o poco prima o poco dopo. Ma vedremo tra poco che, come dico sempre, a specchio le due genealogie, paterna e materna, beh, si rispecchiano sempre. Che cosa succede? Che tu prendi questo programma. Cioè, tua mamma dice: io non sono la prima, perché guardano di più il morto o la morta che sia, può essere, ripeto, anche il feto, che me, quindi verrò sempre seconda. Ce l'ha proprio nella data questo dato, e tu ne hai preso praticamente il 100%, e ti spiego perché. Nella tua data tu hai un numeretto che ce l'hai dalla nascita, ed è un 7, che dice: uno dei miei genitori ha vissuto un lutto che non ha mai elaborato e se l'è portato in casa. Cosa significa? Che eravate sì te, tua mamma, tuo papà, però in realtà uno di loro due guardava anche da un'altra parte, è come dire guardava ad una seconda casa. E per parlare di casa, di territorio e vi dicendo, tra i 3 e 4 anni c'è un evento di carattere territoriale, o c'è un cambio di casa, e quindi qui parliamo proprio di due case, oppure nasce qualcuno o c'è di nuovo una morte e via dicendo. Ma veniamo adesso al caso forse più importante di tutti, ed è il papà. Questo caso riguarda praticamente tutte le famiglie italiane. In ogni famiglia c'è un caso come questo. Magari non è tra i genitori, magari non è tra i nonni, magari devi salire di parecchio, ma ti assicuro che ti influenza. E infatti ho trovato una memoria, chi mi conosce sa come le riesco a trovare, a parte le date di nascita che mi possono aiutare, però ho praticamente delle facoltà che mi permettono di riconoscere tutto questo. Chi è interessato a vedermi in azione, guardi le live del lunedì
alle 21 su Facebook e su YouTube. Allora, tra poco vedremo esattamente il soggetto chi è e vedremo che c'è una dimenticata. Praticamente stiamo parlando della nonna paterna, ma attenzione, non è che lei il personaggio di cui voglio parlare, è che dovete immaginare la nonna paterna, poi salire la mamma della nonna paterna e poi salire ancora di un altro gradino e trovare che lì in quella famiglia esiste una bambina che morì. Io ho la certezza al 99%, ecco, do un 1% di probabilità che magari sbaglio, però se sbaglio, sbaglio perché magari era un maschietto. Ma mettiamo che sia, come dico io, una bambina che muore non prestissimo, credo verso i 7-8 anni, però metto anche lì un dubbio. Muore presto. Dopo un po' nasce un'altra bambina e a questa bambina mettono lo stesso identico nome. Che cosa succede? Che lo fanno perché dicono così ce la ricordiamo. In realtà è un trucchetto di cui parlò anche Freud. È un trucchetto questo che usa l'inconscio proprio per far fronte al dolore e serve proprio per dimenticarsi della bambina precedente. A livello conscio tu te la ricordi, sì, e quella nuova, la nuova nata, dice sì, io non sono scelta, io vengo sempre per seconda. Altro caso che Cinzia praticamente deve affrontare come impegno genealogico. Però la dimenticata è quella che pesa di più, perché dice: quando nominate il mio nome io non posso dire niente. È quella che è nata dopo che può alzare la mano e dire sono qui, ma nonostante tutto quella che è nata dopo, ripeto, viene sempre per seconda ed è lo stesso incubo che ha Cinzia. Ora vediamo un altro dato prima di passare a un rituale per questa dimenticata, per far fronte anche per situazioni che sono accadute nella tua stessa famiglia. Vediamo un dato, cara Cinzia, praticamente era la chicca che ci mancava nelle relazioni. È un dato, il 4, che è un po' possessiva come matrice, cioè tu dici è mio, ma è proprio perché dici è mio che ti trovi a dover affrontare l'esatto opposto, ossia non è mio ma è dell'altra, cioè della moglie. Infatti noi più ci ossessioniamo a voler essere possessivi e voler trattenere, dire nostro, più le cose ci sfuggono di mano. Però attenzione, questo numero parla di storie genealogiche, quindi in alto, dove il padre o è morto presto o è emigrato, insomma c'è stata proprio l'assenza, ma parliamo di ripetute azioni e andiamo su di generazione in generazione. Attenzione, non parliamo solo dei genitori e dei nonni. E che cosa succedeva? Che le mogli e i bambini erano assetati dal ritorno di questo padre, perché l'inconscio è convinto che possa tornare. E allora che cosa fa? Crea una figura come te, Cinzia, che fondamentalmente ha come incontri d'amore degli uomini che sono anche molto spesso non solo sposati, ma anche molto spesso magari padri di figli, figlie. Io ho già avvisato in un altro video, attenzione a queste relazioni, perché la sofferenza che questi soggetti hanno poi ricade direttamente su di voi. Magari chi è interessato, che vuole che riapprofondisco la cosa, basta che me lo fate sapere sotto al video e io cercherò di rispiegarvi di nuovo il tutto, perché appropriarsi di ciò che non ci appartiene per l'inconscio è una delle cose peggiori che possiamo fare. Ma come si suol dire, chi non ha peccato scagli la prima pietra. Allora passiamo al rituale. Allora io qui ho preparato degli strumenti. Allora, prima cosa che va detta: il materiale che ora vi faccio vedere, parte di questo, è disponibile gratuitamente attraverso il link che trovate qui sopra, se parliamo di Facebook, qui sotto, se parliamo di YouTube. E attenzione, perché c'è anche il link per chi vuole partecipare all'Accademia, partiamo con numerologia, siamo ormai prossimi praticamente, e il link è nezacademy.net/corsi. Mi raccomando, lì c'è un modulo, lo compilate, poi verrete chiamati e poi ci sarà un colloquio con me e sarò felicissimo di potervi accogliere dentro all'Accademia e poter diventare anche voi esperti di numerologia e non solo, perché facciamo tante altre cose, tra cui Feng Shui, chiaroveggenza, insomma tantissime cose. Ma veniamo al rituale. Di che cosa ha bisogno questa bambina che è stata dimenticata? Ha bisogno prima di tutto di essere ricordata. E allora dovete prendere una foto di famiglia, ok, tipo questa che sto facendo vedere ma che viene messa adesso in sovrimpressione. Poi prendete, o meglio stampate,
dal sito un foglio che avete già visto più volte, che è questo, lo faccio vedere, ok? E trovate appunto il link in descrizione, poi la ritagliate, eccola qui, può essere una bambina, può essere un bambino, in questo caso, cara Cinzia, è una bambina, mi permetti di dire fidati. Poi va utilizzata una cosa importante, pensate che di questo se ne parla anche nelle neuroscienze associate al marketing, perché il nostro cervello, quello rettile, cerca sempre come dato di convenienza quello di alimentarsi. Cioè, se una cosa la vuoi mettere nella giusta direzione, dagli del dolce, dagli un alimento, soprattutto il dolce, perché rappresenta la carezza, l'affetto. Ed ecco qui un dolce, forse si vede poco, si vede male, e dovete applicare il tutto uno sopra l'altro. Allora, guardate un attimo le immagini in sovraimpressione, vedete, c'è una foto, prendete quella che volete, recente, lontana, non importa, quello che avete, ne fate la fotocopia, la ritagliate, dopodiché al centro esatto, come se ci fossero due diagonali, ci mettete quella bambina o bambino che vi ho appena fatto vedere, c'è anche il maschietto, e lo mettete esattamente al centro. Una volta che avete messo al centro questo disegno, appena sotto ci mettete il disegno del dolce. In realtà potete metterlo dritto dritto giusto sotto la foto, l'immaginetta, oppure al lato sinistro, scegliete voi. Dopodiché dovete munirvi di un quaderno o l'album delle fotografie, ma supponiamo che non volete mischiare le cose perché non volete far vedere, più o meno conosco come funziona la situazione, prendete un quaderno, io ho preso questo che abbiamo qui in ufficio, è nuovissimo, lo prendete nuovo e ci scrivete proprio qui sulla primissima pagina album delle foto di famiglia, poi a seguire seconda, terza pagina, ventesima pagina, poco importa, prendete l'immagine, la foto, ovviamente con tutta l'applicazione che ci avete fatto, mi raccomando, non è che dovete poi fare la fotocopia di tutto quello, lo dovete lasciare attaccato con lo scotch o con della colla, deve essere proprio un qualcosa che è un pezzo sopra l'altro, in poche parole, e poi ci prendete l'immagine, adesso la metto un po' maletto, e la lasciate all'interno del quaderno, ok? Dove lo dovete mettere? Allora, verso il basso ci stanno i morti, verso l'alto, alto, alto, ci sta la cattiva comunicazione con un padre. Beh, allora, io dico sempre, all'altezza dei supermercati, sapete qual è? Quella dove i supermercati collocano i prodotti che vogliono vendere di più. E sapete che numero è associato tutto quello? Al 5, ed è proprio il numero del riconoscimento. Quindi più o meno all'altezza, ad altezza uomo. Quindi più o meno sarà cosa, 1,60 m all'incirca, chi è esperto in supermercati ce lo faccia sapere. Poi, perché non è finita, sotto all'immagine della fotografia che ci avete attaccato sarebbe bene scrivere una frase di accoglienza, che adesso io ti vado a far mettere in sovrimpressione, così tu puoi semplicemente ricopiarla e trascriverla con un nome che potresti inventare. In realtà io ti consiglio di chiamarla antenata. Allora, cara antenata o caro antenato, sei riconosciuta da tutta la famiglia, ti portiamo nel nostro cuore, sei protetta e amata, ti vediamo, ovviamente tutto anche al maschile, a seconda se avete magari avuto una situazione dove il rimpiazzo è stato di un maschietto. Bene, io ricordo a tutti anche le live che teniamo, che tengo il martedì alle 20.45 e questa volta è il 31 di gennaio 20.45. Mi raccomando, vai qui sopra, c'è il link in Facebook e qui sotto in YouTube, nezacademy.net/live, ti iscrivi, è bene farlo, diciamo, il prima possibile, e in questo modo hai la possibilità di potervi partecipare. Trattiamo un argomento importantissimo, parliamo di registri akashici. Bene, un abbraccione, grazie Cinzia, e buone cose per te, per il tuo nuovo rapporto sentimentale, che ti auguro sia il migliore, dove tu ti possa sentire scelta. Un abbraccione quindi, ciao ciao.